Renzetti. Ruopolo, gira bene Lazarević che prova, rete, un gran gol di Lazarević, il Padova in vantaggio. Attenzione adesso al contropiede perché è solo Cutolo, arriva a rimorchio anche Lazarević, Cutolo davanti a Guarna, Cutolo le finte, porta vuota, Cutolo mette il sigillo sulla vittoria del Padova. Parte Sansone, la parata, anzi no, va dentro, 1-0 Sassuolo, palla dentro, la spizzicata, Sau, 1-1. Pissiroli spizzica di testa in mezzo all'area, Bruno da giù, calcio di rigore ed espulsione. Sansone contro Colombi, ovviamente di sinistro, spiazzato il portiere, Sassuolo 2, in Stabia 1. Carrozza fuori per Damonte, il vantaggio del Varese proprio al 90°. Farias in mezzo a cercare Gherardi, palla ancora per il brasiliano Farias, pallone dentro, Gherardi che tocca in rete e la Nocerina in vantaggio. Questo il Pescara deve già reagire, pallone in mezzo, attenzione a Cascione e c'è il gol del pareggio del Pescara. Balzano subito al cross, Immobile ed è 2-1 per il Pescara. Si accentra Zanon, palla dentro per Immobile che anticipa Russo e c'è il gol del Pescara, 3-1. Zena Farias, il tocco in area per Gherardi, ancora Farias, la conclusione, il gol, segna la Nocerina con Farias. Rilancio di Petterini, senza andare troppo per il sottile, ma diventa una palla buona per Maniero. Maniero, limite dell'area, Maniero prova con freddezza e la palla in gol, 4-2. Ora Stojan, le finte su Almici, pallone dentro per Scavone, ancora dentro il gol del Bari con Caputo. Ancora Stojan, sembra indemoniato il rumeno. Pallone dentro per Caputo, ottimo l'esterno per Caputo, Caputo, il gol del Bari, il raddoppio del Bari con Francesco Caputo. Attenzione però, il gubbio in avanti, Bazzoffio prova ed è rigore. Il punto di battuta Graffiedi, il gol del gubbio, accorcia le distanze la squadra di Simoni. Ora però gubbio in avanti, Buchel in area di rigore, Buchel! Il gol di Marcel Buchel, il pareggio del gubbio. Di Carmine, tocco laterale. Spazio ancora per Vito Francesco! Un grandissimo gol, il vantaggio sorpresa al 47°. Alla ricerca della deviazione Kordaz accenna l'uscita, poi la palla che rimane lì, la deviazione, il pareggio con Mori. Poi il pallone fuori, ancora messo in mezzo e poi c'è la deviazione, la rete di Di Carmine, prova il 2-1. Zambelli, non c'è la chiusura di Sansone ma quella di Tedeschi, il cross al centro, il Caduri, il tiro e gol, ha segnato il Brescia. Zambelli, il lancio sulla corsa di Mandorlini, al centro c'è Fecesin, la deviazione, Fecesin per il tiro di Vass e il 2-0. Capre là, Fecesin, manca il controllo, Fecesin per 10, a recuperare il palla, a segnare il gol del 3-0. Fallo da dietro, calcio di rigore per il Modena. Parte Greco e gol, Modena in vantaggio, 1-0 esattamente al 35° del primo tempo. Palla buona per Canci che va al cross, una deviazione, Lepillé, pareggio Verona, ha segnato Lepillé, 1-1.
Ivanovic, la risposta di Guarel, gol 2-1 Verona, 2-1 Verona, il gol è di Juanito.